amici appassionati di calcio 5, buon pomeriggio e benvenuti al palazzetto dello sport di Orte. È la finale dei playoff della Serie A2 Girone B, diciamo che è la semifinale per designare la terza squadra che salirà in Serie 1 e che farà compagnia alla New Team del Girone A e alla Latina del Girone B. Davanti a una buona cornice di pubblico che dividono l'incontro il signor Caracozzi di Foggia e il signor Magliulo di Caserta. Cronometrista è il signor Loria di Roma 1. Diamo lettura delle formazioni. Iniziamo con il Passaturro Corigliano, allenato da mister Davide Cetti, con il numero 1 Sapria, 2 De Luca, 4 Ariate, 3 Schiavelli, 7 Siviero, 9 Dentini, 10 Bacega, 11 Urio, 12 Vieira, 17 Vangeri, 23 Morrone. L'Orte Calcio 5 diretto in panchina dal duo Rosigna Vespa si presenta con il numero 1 Sacripanti, con il numero 21 Bragaglia, 5 Zancanaro, 7 Paolucci, 8 Everton Batata, 9 De Michile, 11 Raganicchi, 12 Carpinelli, 13 Vendrame, 15 Cresto, 16 Montagna, 18 D'Annibale. Si affrontano la seconda e la terza del girone B al termine della regular season, che hanno eliminato secondo pronostico il Fuente Lucera e al termine dei tempi supplementari di una vera e propria battaglia Corigliano ha avuto la meglio del Catania Calcio 5 dell'ex Via Grande. Siamo praticamente pronti a iniziare questa partita. Vediamo in campo per il Corigliano c'è Sapia, Urio, Ariati, Bascega e Vieira. Per l'Orte in campo davanti a Fragaglia, Vendrame, Zancanaro, Everton e De Michile. Ricordiamo che ci sono due squalificati illustri che salteranno questa partita: Marcelino per il Corigliano, non c'è in campo invece Sampaio nell'Orte. E la differenza è che nella gara di ritorno Marcelino potrà rientrare, mentre Sampaio ha rinviato due giornate di squalifica, per cui a Corigliano non ci sarà. Ancora un attimo di pazienza prima di iniziare questo match. Vediamo il secondo arbitro che ha dato l'in bocca al lupo alle due panchine, in bocca al lupo anche agli arbitri per questo match. Partiti. Ecco l'Orte che manovra il primo pallone, sulla palla c'è Vendrame, Vendrame si appoggia su De Michile, c'è una spinta, gli arbitri lasciano correre e la palla arriva sulle mani di Bragaglia, subito un lancio lungo di Bragaglia e colpo di testa di Everton Batata e la palla si perde lontana dal palo sinistro difeso da Sabia. L'Orte dalla rimessa laterale, Vendrame, Vendrame di prima, De Michile e palla non troppo alta sopra la traversa, difesa parte da Bragaglia. Zancanaro, De Michile, Vendrame, il testo sul secondo palo, l'anticipo di Sapia su Zancanaro, De Michile, e c'è ancora un fallo da parte del Corigliano, è il terzo fallo, è stato ammonito il numero 4 del Corigliano, di poco fuori il tiro di Cresto. Riparte il Corigliano, Vieira, Quintini per Urio, attenzione il calcio di destro di Urio, Fragaglia respinge, pronto per il tapin, ancora Vieira e palla fuori, Everton controlla una buona palla a metà campo, Everton se ne va e qui c'è il fallo da parte di
fallo da parte di Baceca, mentre vengono ammoniti anche Urio dalla panchina e viene espulso Baceca. Ariati, scusate, espulso Ariati per doppia ammonizione, abbastanza ingenuo Gioele Alfonso Ariati. Il del primo tempo, Canaro da quest'altra parte, Crespo, Paolucci, prima per Crespo, ancora per Paolucci, Paolucci il destro, respinto da Siviero, ancora 24 secondi da giocare con la superiorità numerica e cambi sulla sirena, 0-0 questo primo tempo tra la Cascina Orte e Passapirro Corigliano. Ricordiamo i fatti salienti di questo incontro, entrambe le squadre sono state caricate di 5 falli e a 3.46 è stato espulso Gioele Ariati, ma sulla superiorità numerica nulla di fatto. A risentirci per il secondo tempo. 0 al fine del primo tempo, contraddistinto da una superiorità territoriale da parte di Orte, occasioni non tantissime. In particolar modo la squadra padrona di casa deve mordersi i gomiti per aver sprecato una superiorità numerica quando Benichile, Paolucci, Paolucci ricomincia, palla Everton, Everton calcia il destro e c'è il gol da parte della Cascina, gran destro da parte di Everton che ha sorpreso letteralmente Stapia alla propria sinistra, probabilmente il giovane portiere calabrese non ha visto partire il tiro. Arriva Urio, il destro di Urio, sarà solo rimessa dal fondo, lancio lungo di Bragaglia, attenzione, Montagna solo, e Zancanaro appoggia in porta, uscita pregiudicata da parte di Stapia, c'è il raddoppio da parte dell'Orte sull'asse Montagna e Zancanaro che ha appoggiato nella porta sguarnita. 2-0 Orte quando sono passati 4 minuti alla fine, 4 minuti di questo secondo tempo. La Cascina 2, Passapirro Corigliano 0. Il gol di Everton e Zancanaro. Urio in gran taglio e poi ottimo intervento di Bragaglia su Siviero, la ripartenza di Orte. Siviero perde la palla e Corigliano, attenzione alla ripartenza di Orte. Benichile, il sinistro di Benichile, grande intervento di Stapia, ma c'è che viene anticipato davanti, attenzione Vieira, grande intervento di Bragaglia con la mano destra, grande scambio tra Baceca e Vieira e un gol che sembrava fatto con la palla all'incrocio e Bragaglia ci ha messo le mani. Attenzione adesso Paolucci, fallisce una ripartenza però recupera la palla ancora Vendrame. Paolucci prova a ripulire questa azione, la palla c'è Vendrame, attenzione a Vendrame, Vendrame si appoggia sull'Everton, ancora Vendrame per Denichile, Everton è solo e Everton crediamo che qui si sia mangiato un gol abbastanza grande, grande mia. C'è il fallo da parte di Urio, sesto fallo. Parte la rincorsa di Zancanaro, tiro di Zancanaro e la blocca addirittura Stapia, tiro raso terra, non battuto bene. Parte Zancanaro, grande progressione di Zancanaro, Zancanaro il tocco per Montagna, il secondo palo, Zancanaro incredibile, traversa di Zancanaro a porta vuota, attenzione il contropiede di Orte, adesso però ancora Montagna, partita pazzesca sul secondo palo, Montagna non riesce a servire la palla, incredibile quello che sta succedendo, giocatori spiniti, la palla sul secondo palo e Raganicchi riesce a fermare Urio. Thank you.
fermato lo spazzolone. Attenzione a questa punizione, gran rincorsa di Urio, gran tiro di Urio e la palla che è deviata, finisce in porta la deviazione. E dunque Corigliano accorcia le distanze con Fabrizio Urio, punizione calciata molto forte, minuto 17 di questo secondo tempo. Attenzione a questa ripartenza del Corigliano, il destro da parte di De Luca un po' ci ha battato nei piedi di, anzi nelle mani di Bragaglia nella propria area. 10 secondi alla fine, il taglio di Vendrame, Pancanaro a 5 secondi dalla fine, Pancanaro esplode il palazzetto dello sport di Orte. Grande azione dell'Orte che ha liberato sotto porta Marco Antonio Zancanaro ed è 3-1, ristabilite due reti di vantaggio per la squadra di Rosigna. 3-1, incredibile finale di questo match. Adesso riparte Vendrame, lo ferma in qualche modo e c'è la sirena. È finita 3-1 per Orte, incredibile finale. Allora, siamo con Edoardo Bragaglia, ma che partita è stata? Una partita molto emozionante, sembrava che potesse finire 2-1, invece l'Orte ha avuto la forza per un'ultima azione. Sì, questa partita è stata molto studiata, dall'inizio tutte le squadre eravamo già tutte le squadre un po', diciamo, un po' con attenzione, no? E dopo che abbiamo sbloccato, abbiamo fatto subito il secondo gol, potevamo segnare anche quel tiro libero, palo, traversa, però l'importante è che abbiamo vinto, anche una vittoria 1-0 era molto importante per noi, quindi è stato molto importante questo risultato. Questa è la prima parte dell'incontro, c'è la seconda parte da giocarsi in Calabria, fuori casa, però due gol di vantaggio sono abbastanza importanti. Sì, sono molto importanti, però dobbiamo andare lì e pensare che è 0-0 e basta, perché se entriamo in campo come abbiamo entrato contro il Foggia qua, abbiamo preso subito due gol, dopo per rimontare è sempre un po' più difficile. Quindi è 0-0 di là, andiamo a fare la nostra partita e sognare con la Serie A ancora. Allora, siamo con Fabrizio Urio, uno dei protagonisti della Passaferro Corigliano, il fratellino di Marlon Urio, grande protagonista con la maglia del CLT per tanti anni. Allora Fabrizio, partita che già era difficile, poi si è complicata con l'espulsione di Ariati, secondo me alla fine 3-1 è un risultato che ci può stare, due gol di svantaggio, però è un peccato per voi aver preso gol a 5 secondi dalla fine. Sì, sapevamo, prima di tutto sapevamo che la partita sarebbe difficile, sarebbe, cioè, tutto diverso di quello che è successo in campionato. E poi abbiamo preso 3 gol che di solito non lo prendiamo. Se magari portavamo il 2-1, cioè, potevamo giocare più, diciamo così, cioè, se vinciamo di un gol ci eravamo, però adesso 2 gol, comunque siamo lì, dobbiamo giocare tutto in casa e speriamo di fare bene e non prendere questi gol che abbiamo preso stasera. Ritornerà in campo Marcelinho, che è un elemento molto importante, anche se abbiamo detto che avete perso Ariati. Sì, Marcelinho per la nostra squadra è un giocatore fondamentale, anche Ariati sarà, perché il ruolo che fa lì indietro insieme a me, cioè, farà un po' fatica a noi difensori, però abbiamo un gruppo che è sempre stato la nostra forza, il gruppo, e se non c'è uno c'è l'altro, e speriamo di fare bene con Marcelinho e senza Ariati. E poi ci sarà il pubblico? Sicuramente lì ci sarà, lì le persone vengono e spero che possiamo riempire il palazzetto e fare un buon risultato e andare in finale del playoff. Grazie. Allora, siamo con mister Rosigna alla fine di questa battaglia. Io dico che poteva finire 3-0, poteva finire 2-1, è finita 3-1. Alla fine due gol di vantaggio ci stanno per la Cascina oggi.
Secondo me siamo riusciti a approcciare molto bene la gara. Sapevamo dal valore tecnico dell'avversario. Chi è venuto qui a Orte oggi ha venuto un calcio a 5 di grande livello, secondo me. E noi siamo stati bravi a vincere la partita, più che altro. Però, visto la partita di oggi, le occasioni che poi avrò l'opportunità di vedere anche su highlights, penso che potevamo fare anche qualche cosina in più rispetto al risultato. Non perché siamo superiori come squadra, ma perché secondo me oggi siamo stati più bravi dentro al campo. Comunque, onore anche all'avversario che ci ha messo in difficoltà per alcuni tratti della partita, e cercheremo di approcciare e preparare benissimo la gara di ritorno, che sarà tutt'altro che facile, un ambiente difficilissimo. Loro avranno dalla loro parte il pubblico, che è un fattore importantissimo giocando lì. Mi auguro soltanto che gli arbitri siano bravi come oggi, che possano condurre un buon spettacolo senza condizionare la gara, perché sono consapevole che non è facile neanche per loro arbitrare un campo difficile come quello, ma penso che la divisione, come ha fatto oggi, mettendo il commissario di campo, mettendo le persone che tutelano gli arbitri, fanno in modo che pure loro siano più tranquilli e le squadre pensano soltanto a giocare. Tatticamente, che partita ti aspetti? Ti aspetti che vi verranno a prendere da subito, oppure ti aspetti magari un po' di attesa, perché comunque 40 minuti sono lunghi? No, ma io sono sicuro che ti vengono a prendere dal primo secondo, anche dentro gli spogliatoi se era possibile, perché hanno un pubblico fantastico dalla loro parte, ce l'hanno nel DNA il pressare in prima linea, che fanno benissimo, e noi dobbiamo essere bravi a psicologicamente affrontare bene la gara. I primi minuti saranno importantissimi, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto psicologico, e una volta superati quei primi 5 minuti penso che la partita cadrà più nella parte tattica, dove noi dobbiamo essere bravi a approfittare le occasioni create anche lì. La squadra deve giocare con personalità come ha giocato oggi, e sono sicuro che uscirà fuori una grande prestazione delle due squadre, che sono due squadre di grande valore. Ok, grazie.